Da quant'è che non ci sentiamo per Anthem? Veramente un sacco di tempo, sono uscite veramente un botto di roba, ma non per Anthem. Dal disastro iniziato da BioWare e poi scaricato sull'ufficio di Anheim, è passato circa un mese e mezzo, se non direttamente due, e non si sapeva veramente, veramente più un cazzo. Erano uscite qualche news che riguardavano Anthem e che dicevano che tutte le cose sarebbero state dette durante le tre. A quanto pare, BioWare ha deciso di rilasciare una patch, la 1.2.0, oggi, quindi il 29, oggi è il 29, quindi scusate se ho dovuto controllare, ma ormai è perso la cognizione del tempo, e di conseguenza sono state aggiunte alcune cose, ma soprattutto sono stati fatti veramente una quantità di bug fix infiniti. Andiamo a vedere comunque cosa sono state aggiunte. Sono state aggiunte alcune cose per il free play, in questo caso nuovi collectible, quindi nuovi item collezionabili. Sono stati aggiunti dei target sopra i mob purple, quindi viola, e vi faranno vedere un'area in cui i nemici garantiscono il drop loot. Quindi, se vedete una zona viola nella mappa, potete andare lì e sicuramente vi dropperanno qualcosa. In più, è stata aggiunta l'abilità per il fast travel durante il free play. Non era una necessità, secondo me, impellente, ma comunque è stato aggiunto, è un qualcosa in più che comunque fa vedere che Anheim sta lavorando. Sono stati aggiunti tre smeraldi per l'abisso per le legendary mission. Sono stati aggiunti il load screen nel display, quindi quando c'è una locazione, eccetera, eccetera, potete fare gli screenshot, eccetera, eccetera. E in più è stato aggiunto non la chat, che secondo me invece era una cosa che dovevano aggiungere istantaneamente, ma comunque è stata aggiunta una sottospecie di chat tramite le emoticon che sui pad bisogna premere il D-pad, se si usa il controller, ovviamente, mentre se si usa la tastiera bisogna premere B, e si possono scegliere varie emoticon proprio per interagire con magari persone che non sono in collegamento con noi tramite audio e cuffie. Altre aggiunte, o meglio, altre modifiche, ovviamente per quanto riguarda le creature sono state modificate alcuni effetti, come per esempio con gli Scaramanter. Sono stati aggiunti, anzi, adesso gli Storm Javelin possono rigenerare i propri scudi come gli scudi di tutte le creature attorno, quindi sono stati, diciamo, fissati in questa casa, e in più sono state sistemate le animazioni degli Scar Grenadier. Vabbè, le creature sono state più o meno sistemate. Sono stati cambiati alcuni mod, comunque alcune abilità per quanto riguarda dei Javelin. In questo caso per l'Interceptor, e in realtà per tutti praticamente, sono stati potenziati. Per l'Interceptor le Cluster Mine, le Searching Glaive, il Plasma Star e il Bright Strike. In questo caso sono saliti all'incirca tutti del 5-10%, se non di più, perché alcuni tipo il Bright Strike da 250-315 fanno danni. Per il Colosso invece il Mortaio, il Cannone e il Powder sono stati anche questi potenziati anche del 25-50% in questo caso, 25% più o meno, perché da 300 a 400. Per il Ranger invece il Blast Missile e l'Argon Mace sono state potenziate anche loro, e non di poco soprattutto l'Argon Mace, che adesso fa veramente 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 dei grassi danni. Per lo Storm invece è stato il Flame Burst, è stato praticamente raddoppiato, anzi più che raddoppiato. Complimenti, no, raddoppiato, quasi raddoppiato, perché era 300 il raddoppio, 260 siamo al 70%. Ok, il Venom Blaze, che anche questo è stato più che raddoppiato invece, assolutamente. E per quanto riguarda l'Arc Bust invece siamo passati da 300 a 150, e da 175 a 185, quindi dovrebbe essere un pochino migliorato anche questo. E poi, come potete vedere, queste sono tutte bug fix. Ragazzi, sono praticamente tutte bug fix. Ce n'erano una quantità industriali che non sto qua sinceramente a spiegarvi, vi lascio il link in descrizione per andarvela a leggere. Ragazzi, ce n'erano una quantità industriale che non ho capito come facesse ad andare questo gioco. Veramente, non riesco a capire come facesse ad andare questo gioco. Comunque, sono state fixate, la patch è fuori.
E niente, noi finalmente torniamo un po' su Anthem a vedere questi cambiamenti, se c'è stato veramente un upgrade di non poco conto, e continuano a scrivermi un po' lo odio perché è Slade e mi ha già rotto le balle. Vero Matteo? Perché uno sta facendo il video e lui deve continuare a scrivermi. Bene. Scusate la debacle di questa cosa, comunque niente, con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. GG a tutti quanti.